Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti. Sono Shisley Marie. Benvenuti nel mio canale Soluzioni Mistiche. Oggi vi porto la lettura per il meraviglioso segno della Vergine, Sole, Luna, Ascendente o Venere. Vergine, iniziamo con la lettura del caffè. Vediamo cosa dicono i miei spiriti. Se non sono io, ma voi spiriti, mostratemi il futuro per Vergine, Sole, Luna, Ascendente o Venere. Vergine, la prima cosa che vedo nella tazza è che avrai una libertà finanziaria necessaria, fornita dall'universo. È come se Dio, l'universo, la divinità, come vuoi chiamarlo, ti stesse donando molte idee. Avrai idee per guadagnare, fare affari, persino per investire i tuoi risparmi. Questo può valere se sei Sole, Luna, Ascendente o Venere in Vergine. Vale anche se hai il medio cielo in Vergine, se conosci il tuo tema natale. Quindi tutte le persone con questo segno in un punto preciso del loro tema natale vedranno questi cambiamenti. È come una benedizione economica e finanziaria. È come se nuove persone entrassero nella tua vita. Comunque, non solo questo ti avvantaggerà economicamente, ti avvantaggerà anche nella vita personale, con l'arrivo di medici che ti aiuteranno con la salute. Arriveranno persone che ti introdurranno a nuove opportunità di business. Vedo il 26, il 49, il 42 e lo devi fare molta attenzione ai problemi nervosi. Potresti cercare un neurologo o un medico specializzato nel dolore. Beh, non è la stessa cosa, ma è simile. Ti aiuteranno molto con i tuoi dolori, come il forte mal di collo o il dolore a un lato del corpo. Andiamo avanti con la punta del quarto e la sfera di cristallo. La prima cosa che vedo nella sfera di cristallo è un fatto curioso legato al sale. Potrebbe trattarsi di una purificazione o di una lampada di sale che metterai in tutta la casa. Comunque vedo che potresti non stare molto bene. Come ti ho detto, la salute e il sonno potrebbero essere problematici. Attenzione ai raffreddori, ti vedo avvolto in una coperta con occhiaie. Questo non mi piace, potresti prendere un virus o avere problemi di sonno. Ma vedo anche Dio avvicinarsi, scoprirai di avere un potere di guarigione. Entrerai molto nel mondo spirituale del Reiki. È come una chiamata spirituale che riceverai. E oltre a tutto ciò avrai molta prosperità. Vediamo la punta di quarzo. La punta di quarzo parla di un fatto curioso con un soldato inglese. Vedrai qualcosa come se fossi davanti a un'istituzione. Ma nota che allo stesso tempo potresti pensare di avvicinarti a Dio. E pensando a questo, sai cosa succederà? Beh, potresti sentire il bisogno di entrare in una chiesa. Vedo come se qualcuno ti mettesse la mano sulla testa chiedendo guarigione o benedizione per te. Per chi conosce le religioni protestanti, questo non è comune nel cattolicesimo, anche se ci sono stati preti che hanno guarito. Posso raccontarti di quando avevo 3 o 4 anni. Mia madre dice che vivevamo vicino a una scuola cattolica dove studiavo. Si chiamava Onza. Era vicinissima a casa nostra e organizzavano eventi con i preti. Padre Emiliano. All'epoca mia madre era cattolica e lui, secondo lei, mi guarì da qualcosa. Avevo sulla pelle una dermatite che non andava via con nulla.